Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi 4 luglio. Allora, quali sono le notizie sui giornali? Beh, insomma, una notizia io molto presuntuosamente posso dire che ve l'avevo già data ieri, leggendo i giornali e leggendo come era andato a finire il vertice, italo-franco-tedesco sulla questione dell'immigrazione. Ieri già, mi sembra, in un pezzo del Corriere della Sera, quindi non nascosto, cioè nascosto in un pezzo del Corriere della Sera, però il giornalista del Corriere della Sera aveva scritto bene, c'era, una frase molto chiara, e cioè che francesi e spagnoli non avrebbero dato i loro porti per accogliere non i migranti, ma i migranti salvati dalle ONG che non battevano bandiera italiana. Chiaro? Cioè loro si rifiutano di prendere i migranti e fanno i fenomeni. Poi vedete oggi la foto di Macron che tra due ali di gendarmerie entra a Versailles, il luogo, diciamo, della grandeur francese. E voi pensate che quello se fila Minniti con un ex passato da comunista calabrese, oppure Gentiloni che ha un bel palazzo di famiglia, ma è pur sempre il leader di un paese come l'Italia, che per i francesi è così. Cioè, pensate che noi col cappello in mano andiamo a chiedere a loro di far arrivare i migranti a Marsiglia e a Barcellona, e questo avviene. Cioè, già si era capito ieri, quel vertice non è servito assolutamente a nulla, così come purtroppo non servirà assolutamente a nulla Tallinn. Fa male il governo italiano provarci? No, fa benissimo. Il problema è che il governo italiano è ridicolo, perché fino a poco tempo fa ci spiegava che le ONG, ci spiegava che i salvataggi, ci spiegava che l'accoglienza, cazzo, si sono messi a fare le manifestazioni sull'accoglienza con tutti i vertici qua a Milano. Poi è difficile dire che noi non accogliamo più perché scoppiamo, cosa che si era capita già da mesi fa. Comunque, oggi sui giornali, che devono un po' tenere sulla questione che non esiste, si dice che le ONG dovranno rispettare un codice che verrà fatto. Allora noi facciamo delle regole, e per fare queste regole chiediamo il permesso all'Europa, e poi le ONG devono rispettare le regole. Peraltro, quando si va a vedere le regole, c'è scritto che non possono entrare in acque territoriali libiche a fare i salvataggi. Già oggi non potevano. C'è scritto nelle regole che loro non possono spegnere i transponder, cioè quelle macchinette elettroniche per cui si individuano sempre dove stanno le navi in Mediterraneo e non solo. Bene, anche oggi non potevano spegnere i transponder, cosa che invece fanno. Insomma, è una storia ridicola. Devo dire che però questo qualche effetto ce l'ha avuto. Basta leggere l'Avvenire, basta leggere l'intervista a Medici Senza Frontiere oggi sul Corriere della Sera, che dice: oddio, che brutte queste norme. L'intervista dice: qua non manca le politiche dell'ONG, manca una politica europea. Non ha torto il responsabile di Medici Senza Frontiere che manchi una politica europea, ma c'è anche una specie di, come possiamo dire, attenzione incredibile dell'ONG non a fare il loro mestiere, ma a diventare salvatori della patria. Cioè, c'era bisogno di questo incontro in pompa magna in UE per dare una stretta sull'ONG? No, si poteva fare molto prima, e si poteva dare un segnale molto precedente. La stampa titola, sintetizzando bene la riunione di ieri di Macron a Versailles, la grandeur di Macron, e la questione ONG, la stampa titola in prima pagina e in apertura: bene, secondo me Macron delude l'Italia. Sallusti se ne occupa nel suo fondo, sull'idea che adesso siamo tutti non più razzisti ma macronisti, cioè se diciamo che non vogliamo chiudere i porti non ci dicono più che siamo razzisti ma che siamo macronisti, quindi va bene. E un po' ridicolo, secondo me, invece, il titolo del Messaggero. Non è un titolo, è un occhiale del Messaggero quando dice dietro fronte sui porti. No, bastava vedere ieri cosa dicevano le cronache dei giornalisti, e si capiva che i porti europei non avevano nessun via libera, quindi non può esserci un dietro fronte quando non c'è stato il front. Nessuno ha mai pensato, se non qualche velina di governo aveva fatto ritenere, sbagliando, che si potessero utilizzare i ponti europei. Di Macron nel suo discorso, un'ora e mezza, c'è scritto oggi sui giornali, 1.000 righe a Versailles davanti a tutti i deputati. Insomma, la grandeur di questo quarantenne fantastico, in cui fantastico nel senso che sono affascinato da come uno si possa innamorare di Macron, e poi rapidamente vedrete, sono sicuro al 100% ce ne disinnamoreremo. Beh, insomma, io non me ne sono innamorato per niente. Comunque, la proposta è grande rivoluzione: la Francia deve fare una nuova rivoluzione, meno deputati e più proporzionale. Viene da ridere, questa è la grande rivoluzione francese. Vedremo quello che farà concretamente.
A proposito di rivoluzioni, quella di Sala a Milano non so se c'è stata, ma nelle sue posizioni politiche oggi un'intervista, una pagina intera del Corriere che ha molta passione nei confronti di Sala, ma ci sta perché è il giornale milanese, quindi è anche giusto che il Corriere dedichi molto spazio al sindaco di Milano, tra l'altro che ha un ruolo politico importante. Beh, dice, rimango nel PD, ma Renzi è indisponente, indisponente. Oggi sui giornali vi segnalo due interviste, una al favoloso inventore dell'Apple One, l'esule polacco che con Steve Jobs si è inventato l'Apple e la Macintosh e dice l'ispirazione è più importante della conoscenza, meglio i creativi che gli ingegneri, lui è considerato l'ingegnere alla Silicon Valley, si chiama Wozniak, è un personaggio straordinario, straordinario. E poi lo vedete all'intervista che secondo me è molto ben fatta, mi sembra che sia Desideri, ma in questa intervista molto ben fatta si esce proprio il personaggio, anche un po' naif, quando gli si chiede, ma insomma questo fatto che le tasse che pagano Apple sono così basse, dice ma il problema non è Apple, ma è che il sistema permette a Apple di non pagarle così, ma non è giusto. E su Trump fa la risposta più fica del mondo, cioè quando un giornalista italiano è chiaro che vuole inzigare sulla questione di Trump, dice ma insomma io non mi occupo di politica, chiedilo a qualcuno che si occupa di politica, non voglio parlare di politica. Straordinario Wozniak, mi piace molto questo personaggio che tra l'altro deve essere stato geniale. Poi l'altra cosa che vi segnalo, vale la pena leggerlo, Carlo Vulpio oggi sul Corriere della Sera, quando vi raccontano di Woodcock, prendete questo pezzo di Carlo Vulpio, uno dei tantissimi, la storia di Rocco Loreto, arrestato da Woodcock, arrestato da Woodcock. Sapete perché? Per minacce e violenza privata, le stesse cose che c'avevo con la Marcegaglia. Arrestato ex parlamentare il giorno dopo che è finito il suo mandato parlamentare, cioè lo sfregio. Dopo 16 anni Loreto è stato assolto. 16 anni perché ha rinunziato alla prescrizione. Ha rinunziato alla prescrizione. Rocco Loreto, deputato del PD, del Partito Comunista, cioè uno di sinistra, mi sembra il nome del Partito Comunista, comunque di sinistra PD. Leggete veramente la storia di questo Rocco Loreto e vi viene veramente il sangue al cervello e capite cos'è il metodo Woodcock. Il metodo Woodcock, va bene? 16 anni, assolto. Leggete tutto. La storia di un altro magistrato che lo accusava, che poi è andato in galera, che si faceva ristrutturare la casa della moglie. Cioè, una cosa allucinante. E Woodcock lo arresta. 4 giorni in carcere e poi agli arresti domiciliari per tentata violenza privata. Un parlamentare arrestato. Noi avremmo detto la difesa della casta. No, la difesa da Woodcock. Leggetevi il pezzo, poi vi leggete, se avete voglia e ancora un po' di tempo libero, vi leggete invece il ritratto parlato e non parlato della Sciarelli, la mitica Sciarelli. Che avrebbe parlato con Woodcock, il suo fidanzato Woodcock, soltanto si sarebbe seccata con le telefonate di Lillo perché non sapeva che era a Roma, gli faceva la finta tosse. Patetica anche quella. Poi sarà tutto vero, certamente. Figurarsi voi se vi metto io a dire che non è vero, anche perché poi vado in galera. Il rischio di andare in galera. In questo paese il rischio di andare in galera quando si parla di magistrati come Woodcock. Quindi io sto zitto e dico che è tutto come c'è scritto. Feltri oggi su Libero in difesa di Giletti, in cui racconta per quale motivo Giletti è stato fatto fuori da Rai 1, quindi se avete voglia leggetevelo. E poi su Fantozzi, l'ultima pagina ovviamente che invece è la prima di tutti quanti i giornali, c'è di tutto su Fantozzi, ovviamente qualsiasi giornale voi prendiate leggerete molto. E la cosa incredibile è che i giornali poi che cosa fanno? Vi chiedono 1,50 euro, poi già hanno su internet le versioni dei loro editorialisti che vi chiedono 1,50 euro, non tutti i giornali, e fanno bene a non darli tutti perché sennò altrimenti non avrebbe senso andare in edicola a comprare un giornale che deve avere un contenuto premium. Vabbè, lasciamo perdere questa pippa, diciamo, di marketing, però io vi segnalo 3 cose sui giornali. La prima, beh, insomma, vale sempre la pena leggere Il Cavaliere. Berlusconi scrive al foglio, al giornale, e in prima pagina il ricordo di Berlusconi rispetto a Fantozzi. Fantozzi è Villaggio che, come ben sapete, è stato deputato
parlato di democrazia proletaria, quindi certo non un berlusconiano diciamo di orientamento politico, anche se è difficile orientarlo politicamente perché si trattava di un grande anarchico, il ruolo di Villaggio. Dall'altra parte, rispetto al CAV, punto, beh, c'è il pezzo, secondo me molto bello, oggi di Giuliano Ferrara sul Foglio, che racconta che CAV, punto, nasce proprio da Raj, Granduff, punto, che erano proprio i modi di dire di Fantozzi, di Villaggio. Bello il pezzo dunque di Ferrara. E infine Travaglio, che racconta alcuni aneddoti sui rapporti che c'erano tra lui e Travaglio, perché tra lui e Villaggio, perché lui ha rapporti con tutto il mondo ovviamente, e quindi ci racconta la collaborazione di Villaggio al Fatto Quotidiano. Direi che per oggi è tutto, non mi sono dimenticato penso nulla, noi ci diamo appuntamento come sempre domani per un'altra zuppa di porro e vediamo se oggi pomeriggio succede qualcos'altro. Ciao!